Comunque, visto che abbiamo già ottenuto il trampolino, possiamo ritornare nelle varie zone e sbloccare già l'argento e chissà anche l'oro. Torniamo nel primo livello. Eccoci di nuovo qua. Quindi, allora, per fortuna la barra è rimasta piena. Non sono sicuro se quello sì, è rimasto aperto. Perfetto. Avanziamo allora. Ok, quindi do per scontato, ok, qua effettivamente non ne avevo presi, però do per scontato che negli altri livelli dove abbiamo preso le monete, quelle già contano come raccolte. Speriamo. Più che altro per il semplice fatto che non mi va di rimettermi a rifare, per esempio, il livello del porto a riprendere le monetine. Oh no. Ma se salti magari il livello di Super Mario 64, dove devi schivare le palle che ti vengono addosso. Io intanto mi prendo, no, il pacchetto di patatine. Ecco qua. Che poi, scusami, cioè, meccanicamente parlando, come arrivano che qua c'è il buco in ogni... Ah, certo, perché cadono e vanno in quello successivo. Intelligente. Sono io scemo in pratica. Hai capito gli ingegneri della Monsters & Co, eh? Hanno pensato proprio a tutto. No. Allora, no, oh, cazzo. Stavo per dire che il gioco di gambe di Mike ci aveva appena... Ok, questo non è stato colpa mia, vorrei precisarlo. Lui era fermo e io volevo prendere il pacchetto di patatine. Ecco. Oh, prendilo però, grazie. Ma questo è appena spawnato dietro, dai. Però, Randall... Vai giù, stronzo. Che poi se la ride, hai capito, il cretino. Allora, io questo pezzo me lo ricordo perché... Non ti dico che l'ho fatto un sacco di volte da bambino, però... Un paio di tentativi in più per prendere... Tutte le monete le ho fatte. Ecco qua, tanto non dobbiamo neanche correre, non dobbiamo prendere i barattoli, non dobbiamo fare nulla, quindi... Ce la prendiamo con calma. Scendiamo piano piano. Non abbiamo neanche Randall che ci insegue. Ok. Ah, ecco, ne è apparso un altro. È apparso l'ultimo. Perché questo adesso lo facciamo morire. Ecco qua. Che tra l'altro non ne sono sicuro e credo che me l'abbia, diciamo, confermato questo livello. Tu devi farlo a prescindere l'argento prima di ottenere l'oro. Perché questo era già sbloccato di suo facendo lo scivolo. L'altro è apparso subito dopo. Quindi in teoria appunto, l'ultimo pupazzo appare sempre dopo che hai raccolto tutte quante le monete. Allora, eccolo là. Come ci arrivo? Ci arrivo con un salto? Non lo so. Sì, ci arrivo. Senza problemi, tra l'altro. Fermo lì, ragazzino del... Cazzo, ti spavento fino alla morte. Oh, e che cavolo. Sono dovuto andare piano piano per salire. Ma poi, tra l'altro, è una stupidata, però non me lo ricordo veramente. Mike Wazowski nel film anche lì c'ha la lingua verde. Sai che mi sembra di no? Mi sembra che non ce l'abbia verde, però potrei dire una cavolata. Poi ovvio è un dettaglio stupidissimo e inutile. Però, boh, possiamo già uscire. Eccoci arrivati. E ok, è il primo completato, sia nell'oro sia nell'argento. Andiamo in città. Buga. Allora, in teoria quella è un'immagine ufficiale e c'ha la lingua verde. In teoria anche i denti sembrano verdi, però potrebbe essere anche solo l'immagine del gioco. Io me lo ricordo che ce l'aveva rosa. Però, appunto, dettagli inutili che non servono a nessuno, solo per il mio mero senso di ho detto la cosa giusta oppure no, non lo sapremo mai. Allora, il negozio di giocattoli, siamo già a posto. Ah, giusto, ma qua non abbiamo, esatto, quello completo. Perfetto, risolto. Bon, si sale di sopra. Ok, e iniziano già ad apparire le prime monete. Nastri trasportatori. Sono morto, ok. Volevo solo capire cosa succedeva se andavamo dall'altro lato.
Perché fai sgambetti? Non te l'ho chiesto, non stavolta perlomeno. Più che altro vorrei capire, e mi sa di no, se c'erano monete sul nastro, ma come ho appena detto mi sembra di no, mi sembra. Poi ok, allora qua sopra, esatto, c'è una moneta. Controlliamo un po' dappertutto, che non si sa mai. Allora, siamo a 7 monete. Questo vuol dire che ce ne sono ancora 3 in questa zona. Anche se, onesto, non mi ricordavo di averne già prese in questa zona. Però, allora, aspetta. Stavo cercando di capire se erano le texture che erano un attimo messe a merda. Però no, era fatto proprio così. Perfetto. Che bella che sta città comunque è basata su mostri, nel senso, quella porticina lì non è certo per un cane, voglio dire. Allora, aspetta, c'è qualche moneta qua sotto? Non mi sembra, però teniamo in considerazione che se non ne troviamo una potrebbe essere lì. Ad esempio, vedi? Salire sempre sul tetto? No! Attenzione! Ok, ce l'abbiamo. Mike, bravo. Ecco qua, ci portiamo già avanti. Perfetto. Triangolo. Cerchio. Quadrato. Ah, peccato. Quando fa quelle facce è davvero terribile. Allora, aspetta. C'è qualcosa qui? No, non mi sembra. Perfetto, allora si prosegue. Vediamo il consiglio del giorno. Suggerimento: salta sulle piattaforme sospese per raggiungere... Grazie, Capitan Obvious. Vieni qua. Ecco, fatto, perfetto. Ma... Affanculo. Ecco qua. Fermo lì tu. Fermo. Mi ha investito una macchina mentre cercavo di uccidere un bambino. Una solita giornata di città, insomma. Ovviamente il bambino è robotico. YouTube, ti prego, non mi censurare il video. È tutto uno scherzo, tutto goliardico, ovviamente. Lui è un robot, quindi non mi puoi neanche censurare. Allora, controlliamo. Grazie al pacchetto di patata. Allora, aspetta. Qua non c'è nulla. Lì c'è una vita, perfetto, prendiamola, che l'abbiamo quasi esaurita per non farci investire da una macchina. Di là non mi sembra ci sia nulla. Allora, lì c'è una moneta. Ci arrivo? Perfetto, quanto siamo? 10, ah! Chi è il mostro? Tu! Ok, manca solo, credo, un robot. Ah, dobbiamo pure tornare indietro, grazie. Giusto curiosità, saliamo anche qua sopra. Non sia mai... No, peccato, ci ho sperato che ci fosse una vita. Ok, non abbiamo più nient'altro da cercare. Andiamo a spaventare l'ultimo robottino da questa parte. Quadrato. Triangolo. Quadrato. Cerchio. Ah, quasi. Fatti quasi tutti giusti. Ecco qua, un altro oro ottenuto. Perfetto. Vabbè, a sto giro non ci serve neanche farci tutto il giro. Basta fare torna all'isola dello spavento, senza neanche farci tutto il percorso. Ok, terzo livello. Torniamo al porto. Di sto livello, in teoria, la parte difficile l'abbiamo già fatta, ovvero andare nella nave. Abbiamo già il rosso completo, perfetto. Possiamo andare dove l'altra volta non siamo passati, ovvero sull'isoletta. Infatti c'è uno dei robottini verdi. Allora, noi ci mancano 2 monete e 3 robottini, di cui uno è quello. Uno, boh, forse sarà di là, non lo so. O forse sarà sulla cima del faro. Bella per... Oh, non so perché, ma sti dettagli qua a me mi fanno tornare indietro con la memoria, perché davvero da bambino queste cose le vedevo esattamente così, con questa qualità magnifica. No, lì c'è solo una moneta.
Ad oggi ci sorprendiamo dell'upskilling di questa cosa, che ovviamente ne aumenta la qualità con quello che vediamo ai giorni d'oggi, cioè il 4K e tante altre belle cosine, sì sì sì. Però, cioè, mettiti nei miei panni da bambino nel 2000, quello che era, e giocavi per la prima volta a sto gioco e vedevi esattamente queste cose così. Cioè, perché la qualità del televisore era quella che era, la qualità della PlayStation 2 era quella che era, cioè era tutto magnifico, era tutto bellissimo. Ovvio che ora rivedere tutto oggi è tutto in una qualità inferiore, tanti bei cazzi diversi, sì sì sì. Allora, qui c'è un robottino, il che vuol dire che la nave io dovevo farmela poi, ovviamente. Però noi abbiamo già fatto i robottini rossi, ma mi manca una moneta. Ti prego, Iddio, dimmi che non è nella nave. Ah, certo, c'era l'ultimo trampolino. Chi ci aveva pensato? Chi è il mostro? Sempre tu. Dove apparirà l'ultimo robottino, secondo voi? Guarda caso. Per fortuna... Oh, non lo sapevo, guarda. Stavo dicendo, per fortuna non siamo lontani. Eccoci qua. No, fermo. Eccoci qua. Ma dai! Ma si teletrasporta da solo. Nel punto sbagliato, tra l'altro. Oh. Anche se con un piedino che poco poco cade di sotto, eh. Non vorrei dirlo. Ecco qua. Altro livello completato. Ed eccoci all'ultimo livello, il mercato. Qua, per fortuna, abbiamo già... Esatto. Oh, che fa? Il primo trampolino. Appena... Esatto. Mike riesce a salirci sopra. Ecco qua. Perfetto. E via, non scappare. Bravissimo, bambino. Tra l'altro, non so quanto siamo, ma mi sa che siamo a 5 giusti di robottini, eh. L'altra volta non mi sembra che ne abbiamo fatto uno di più. No, no, no. E ok. Monete invece? Ok, ce ne manca una dopo di questa, che in teoria ho sbagliato, non dovevo... Forse in realtà no, è giusto. Mi sembra che Sally ad aggrapparsi ci metta meno fatica, vediamo. No, ci arrivo, perfetto, perfetto, non me l'aspettavo. No, è soccaduto, vabbè, non importa, non importa. Tanto dobbiamo cercarne ancora una. Non è detto che fosse di là. Esatto, infatti c'è un altro trampolino, altri due trampolini, ma esatto. Questo mi porta esattamente dove ero 2 secondi fa, Dio mio. Ed eccolo lì, un altro robottino. E tra l'altro abbiamo una vita sopra la nostra testa. Il punto è, se qui c'è il robottino, dov'è l'ultima moneta? Bella domanda. Eccolo. Buca! Ok, calmi, non cadere. Ecco qua. 17 vite, beh dai, non male. Allora. Che brutta visione. Non ho idea di dove andare al momento. Che sia qua dentro? Eccola qua. Le uniche ceste che non avevo cagato. Ma porca puttana. Sono appena uscito dalle fogne, Dio mio. Però ecco qua l'ultimo dei robottini. Perfetto. Ecco qua. Ecco fatto. Tutta l'area urbana andata. E con questo possiamo uscire. Ottimo. Andiamo nella prossima zona.